Ciao!
Salve a tutti, gente, come va? Siamo pronti per... Abbiamo finito il livello. Siamo pronti per il lato oscuro della luna? Siamo pronti per il lato oscuro della luna? Ciao, Grave, sono un nuovo utente, non ho ancora usato il mio Prime e sono... E non so come si usa, me lo potresti spiegare? PS, non usare Alexa perché sono Android fobico. È molto semplice, per utilizzare il Prime basta scrivere punto esclamativo Prime in chat e ti manda il link perfetto per far funzionare tutto. Benvenuto DJ, non ti ho mai sentito fino a qua in chat. Thank you. Comunque, qua oggi? Tutto bene? Ups, sono stronzo io. Un canale audio mutato. Ups. Ups. Ecco qua. Perchioz, grazie all'abbonamento con Prime per 4 mesi. Bentornato, thank you. Live di Sclero provvisto? Sono buone chance, ci sono di sicuro buone chance. Nera Gufetta, grazie all'abbonamento con Prime per 15 mesi. Bentornata anche a te. Allora, gente, oggi appunto facciamo lato scuro della luna. Vedremo cosa riusciremo a fare, perché tecnicamente dovrebbe essere 4 boss fight, ognuna contro uno dei Brutals, e poi in fondo ci dovrebbe essere il robot. Ora vediamo se è così o meno. Però poi ci sono anche delle altre cose da fare tecnicamente nel lato scuro della luna. Ma come avevo promesso, oggi è anche il ritorno delle bustine community, perché c'è farina nel mio sacco, come dice il Digio, e c'è anche... Era Giovanni 69657784329 95. Quindi dovremmo fare anche lui. Era ormai da 2 settimane che mancavano all'incirca. Quindi è arrivato il momento di farlo. No, oggi sono tra le prime due bustine del passato. Domani rimetto il reward con le bacche. Potete spendere le vostre bacche. Però visto che avevamo lasciato in ballo quelle due persone, ne recuperiamo now. Domanda sulla serie Dark Souls, potrei anche DLC? Sì, ovviamente. Non puoi farlo senza DLC. Quanto ci metteremo oggi per quei boss? Allora, mi è stato menzionato in una vecchissima live che non è così difficile quanto l'originale. Adesso, non così difficile quanto l'originale vuol dire che invece di metterci 4 ore ce ne possono anche mettere 3 ore e mezza. Quindi non so quanto sia veramente difficile. Mi era stato tanto menzionato che non era così complesso. Ora si vedrà. Domanda sulla serie Dark Souls, domani video? Please, no, domani no. Sto lavorando al prossimo video di Mario Odyssey Kaizo. Perché non voglio fare soltanto Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls, perché non sarebbe una buona idea. Tra l'altro, abbiamo uno stile di box nuovo. Sto soffrendo. Ho visto un sacco di persone che gli è piaciuto tantissimo i video e gli stanno apprezzando davvero molto. Io vi dico, il video sempre più difficile da fare è il primo della serie. Secondo me il primo episodio della serie è il più difficile. Il resto della serie di solito miglioro nel farla. E l'episodio finale, secondo me, è il migliore molto spesso. Ma perché di solito ci metto anche il tempo di lavoro sopra. Quello è un altro discorso. Però, se va avanti così, il secondo episodio mi è piaciuto molto, personalmente. Era di sicuro strano anche per i miei standard di come faccio i video delle serie. Però, secondo me, valeva la pena. Perché da un bel po' che non facevo 7 minuti di introduzione. Domanda sulla serie Dark Souls: smetti di farmi venire voglia di giocare ai giochi? No, comunque Dark Souls ce l'hai, quello non è neanche un problema. Manco fosse un gioco che devi comprarlo, a Dark Souls ce l'hai già, Digio, che cazzo vuoi? Il primo episodio sette al mood, devi essere accattivante, ma al tempo non sai cosa fare visto che è la prima volta. Sì, devi anche spiegare comunque le cose necessarie per far capire alla gente tutto il resto della serie, ma non devi neanche annoiare spiegando troppo, perché sennò poi la gente si annoia perché spiegando troppo. È difficile da fare, quindi, come sempre, è la cosa più difficile della serie, però... Ormai l'abbiamo superato. Da qui in avanti tutto in discesa. Spera. Spera. Allora, c'era farina di castagne. Malapena visibile. Se non c'è il riflesso nel modo giusto si vede malapena il colpo fusione. E questo qua è il nuovo box. C'è una logica di leggermente differente su come sono messe queste bustine qua. E non lo so, potete cercare di capire come le ho messe in generale. Però questa qua è come le vedete adesso. Mister Fraxi, grazie all'abbonamento con Prime per 10 mesi. Buonasera. Buonasera anche a te. Era da un po' che non apro bustine Pokémon.
la sfiga sarà terminata dalla scorsa volta. Thank you. La sfiga sarà terminata dalla scorsa volta, rimarrà comunque costante. Io sono per la seconda. Ginkgo Kite, grazie, legato 3 abbonamenti a Agokoso, Quicks Neptune e a Pino Viola. Thank you. Grazie mille. E Nightstone, grazie abbonamento per 25. Posso aprire sta cazzo di bustina? Grazie abbonamento per 25 mesi. Buonasera, chi si passa solo per un saluto 25 mesi. Thank you. Grazie mille, Nightstone. Non vi do il codice. Non si sa mai. Visto che ho il dubbio, dovrebbe uscire un nuovo gioco di carte Pokémon, tipo anche per telefono e roba simile. Sono curioso di come funziona. Quindi qual codice da davanti me lo tengo io. Plot twist. Acqua. Buio, vabbè. Fcam. No, Fcam un cazzo. Scam un cazzo. Che poi tanto tutti i codici li prendeva sempre Carras. Quindi ma manco di essere la comitiva, prendono sempre una singola persona. Stupa. Urna del vigore. Buffaland. Una del vigore, anche detta palesemente, è il contenitore di pillole del Viagra nel mondo di Pokémon. Lickitung, Caterpie, Horsea, Murkrow, Bronzer, Pignite. Sentite subito bene? Non sentite subito bene. Pictabel, ci accontentiamo. Quando dici acqua è sempre buio, raga. Sì, è vero, non so perché. Non so per quale ragione. L'ho notata anche io. I don't understand. Life al posto S mi fa sempre ridere, not gonna lie. Ci sta. Funny as fuck. Io robe codici. Erba! Dai che c'è qua. Dai, qua troviamo una carta. Non voglio comunque spenderci qua 40 ore per trovare qualsiasi cosa di nuovo. Drizzle non credo avessimo già visto. Però è Drizzle, quindi fa cagare. Evaroma, Sizzlipede, Yumper, Colobopus, Cotony, Chiuto, Copperajah e un cazzo niente. Ma un Sandaconda Holo, quindi mi accontento. Mi accontento. C'è un po' di bleed dell'Holo, pattern Holo, classico quality control italiano. Ma va bene, ma va bene. Alex Siroli, grazie all'abbonamento con Prime per 15 mesi. Mitico Gura, sei il migliore. No, Gura, ti stai sbagliando. Gura è la VTuber americana. Io sono Gavir. Non fare confusione tra i due. Prima bustina colpo fusione della community, eh. Prima bustina colpo fusione della community. Attenzione, attenzione. What? La VTuber americana Gaur Gura. Oltre 3 milioni di iscritti. È un fottio. Ok. Vediamo se riusciamo a compensare la mia sfiga in colpo fusione. Al momento attuale, so che parliamo molto del fatto che mi va male con Destino Splendente, ma al momento attuale è di gran lunga colpo fusione il set in cui ho avuto più sfiga. Ho aperto una quantità di pacchetti mostruosa, ho trovato una roba come 5 carte. Bevi, l'ho appena fatto. Lotta! Buio di nuovo. Buio di nuovo. Eldegoss, credo che... No, gli Arthur di sicuro non abbiamo visto tutti, perché qua ce ne sono oltre 200. Quindi qualcosa può comunque uscire fuori di differente. Però per il momento non ho ancora visto niente. E non si continua comunque con niente. Non so però se ho visto questo Melmetal. Mio Dio, è tagliato di merda sta carta. Ci si vede qua la parte brillantinosa ed è decentratissima. Va bene. È Melmetal. Non mi piace Melmetal, ma non è. Mi piace molto il colore della carta. Con questo verde blu sullo sfondo e il rosso tendente leggermente verso il rosa qua. Con il Pokémon grigio. Funziona bene, ma contemporaneamente. Who fucking cares? Fottuto Melmetal. Pokémon di merda. Vedo che le cose. Da prima della pausa bustina non sono cambiate, no. Ma palesemente non cambieranno mai. La sfiga mi perseguiterà all'infinito. Abbiamo avuto però un periodo di abbastanza fortuna, con le carte Pokémon. Quando abbiamo iniziato ad aprire, in realtà avevo abbastanza fortuna. Adesso che mi è passato il tempo, no. Lotta di nuovo. Ok, no. Non è che avevo fortuna, ma era andata abbastanza bene. Diciamola così. Mi è andata abbastanza bene. Però sono tornato più alla fortuna classica che avevo con carte
collezionabili, come sempre. Tapu Hoho è un ca... 195 in basso a destra, haha, funny number. Esatto, esatto. Futuri campioni, e dammi un Charizard. Sono due Charizard in questa espansione. C'è Charizard Shiny, Full Art, e c'è Charizard Hyper D-Max. E dai, non chiedo molto. Chiedo solo una carta a 600 euro. Non chiedo molto. Fuoco. Lotta. Beh, quando smetti di dire lotta, esce lotta. Ma va bene. Finora hai trovato un solo Charizard in tutti i pacchetti. Sì, non era di questa espansione e non l'ho trovato io. Che è il massimo. Retro IT, grazie dei 100 bits. Molto probabilmente te l'avevano chiesto mille volte, ma Pokémon preferito? Sausbuck. Mi viene da dire Sausbuck. Non so se è veramente Sausbuck, ma mi viene da dire Sausbuck perché è uno di quei Pokémon molto dimenticabili che mi piace ricordare alla gente. E mi piace anche moltissimo. Quindi quello di sicuro aiuta. Sono tornate le bustine di Gran Festa. Esco. Esco. Bustine di Gran Festa. Si può sperare nelle carte vintage. Vintage. Quale forma? Mi piace molto quella estiva. A qua non devo fare nessun trick. Oh. Abbiamo Lugia. Olo. Abbiamo Cosmoem. Olo, ma perché lo sono sempre. Abbiamo Shining Magikarp. Merda. Una delle carte più ricercate di Gran Festa. Questa non male, questa non male. È ruvido. È ruvido. Vale qualche punto? Se non sbaglio avevamo deciso che ogni carta del subset valeva 1 o 3. Ci hanno parlato per un sacco, non me lo ricordo. Invece c'è solo il galeo. Sono contento di aver trovato questa carta come prima carta. 3, ok, avevamo deciso 3. Comunque gli darei 3 perché è parecchio. È parecchio carina come carta. Tra tutte quelle che puoi trovare del subset. È una delle più ricercate tecnicamente. Questa è una di quelle che volevo anche io perché è magica. Per me piace magica. Mi piace moltissimo anche il pattern che fa. Dall'idea per bene anche di essere sott'acqua. Nice. Dai, sui 300 euro. No, credo che comunque sia tipo 30, 40 euro massimo. Quindi non è comunque un Charizard. Però è. È buona, è buona. 70? Sembra tanto 70. Sembra tanto 70. Allora, era farina di castagne, no? Come scrivo farina di castagne? Credo normalmente. Per una volta non controllo, mi fido di me stesso. Non so più tenere in mano un pennarello. Farina di castagne. Upla, oh no. Sono salito sopra ma non si è rovinata. Nice. Ok, dai, prima bustina senza alcun dubbio è andata bene. Ora abbiamo quella di Giovanni. Giovanni con dopo un sacco di numeri che ovviamente non mi ricordo. È un problema quello lì. Forse scrivo tanto Giovanni sulla bustina, però non sarebbe il massimo perché potrebbe essere qualcosa per riconoscerlo rispetto a altri Giovanni futuri, però. Quante bustine ci sono ancora da fare? Una. Semplicemente c'è quella di un'altra persona. Lotta. Fuoco. Va bene. Sono un sacco figate ste carte. Non so perché. Ace-Q. Nuzleaf. Questa è Evoluzione Terra. Quindi ogni singola carta abbiamo visto 80 volte. Eldegoss. L'unica cosa interessante può essere qua dietro. Oh mio Dio, un ritorno con il botto. Il ritorno con il botto. Allora, please, non di nuovo il cazzo di oggetto gold di evoluzione Tere. Non di nuovo quello, l'ho già due volte. Non di nuovo quel cazzo di oggetto. Non di nuovo quel cazzo di oggetto. Mi va bene tutto, mi va bene anche un'energia, che a me non mi fanno impazzire l'energia, ma mi va bene anche l'energia. L'importante è che non sia di nuovo quello. Oh! Inteleon Shiny Holo, beh! Full art, anzi, gold, che cazzo che è. Beh, mi va benissimo, va benissimo. Pokémon di merda, ma mi va benissimo. Nice. È ruvido anche lui. È ruvidissimo più che altro. Altro che
C'è un pattern, sì. Però credo per le gold sono abbastanza standard i pattern. Finalmente una gold che non è uno strumento. È il primo Pokémon gold della bustina community. Se non sbaglio è il primo Pokémon gold della bustina community. Non mi sembra che ce ne sia stato un altro. Ci sono state delle carte gold, ma questo è il primo Pokémon. Cazzo, Giovanni e Farina hanno preso le bustine al momento giusto. Ovvero quando erano finite. Chi si aspettava che era la mossa migliore di sempre. 8 punti oggi, minchia. Dai, ci piace questo. Sì, peccato che comunque Inteleon, che è un Pokémon di merda, però. Tiro istantaneo e cascata. 150 punti vita. Colpo rapido. Non è neanche troppo decentrato. L'unica altra Pokémon gold che ho trovato è una delle carte più decentrate che abbia mai visto. Quindi, almeno anche questa sbaglia è positiva. Nice. Quanto vale? Credo poco, comunque. Vi dico, ci sono, se non per le carte chase di un set, le cose di solito non costano troppo. Però essendo gold ovviamente vale molto di più di una V max, solitamente. Se non per rare eccezioni nel senso, Charizard. Dai, un ritorno senza alcun dubbio non male. Senza alcun dubbio non male. Ne hai fatti due bevi? Yes. Uno di sicuro l'ho fatto, non so se l'ho fatto un secondo. Ne faccio uno a gratis. Andato bene. Fatemi spostare adesso. E tutto. 195 più 8. Ah, che bravo. Guarda quanto sono bravo con la matematica. Quindi, da domani, gente, rimetteremo il reward, la recompensa di 50.000 buck per prendere la bustina community e potrete vedere cosa c'è nel resto del box. Perché vi dico subito, c'è roba nuova in questo box qua. Ci sono dei nuovi tipi di bustina. Vedrete di cosa si tratta. Una domanda, chi è più vicino al bevi? Non posso saperlo io. Devi chiedere alla chat, io non lo so. Io lo potrei fare perché ho infinite bacche, ma quello non credo, ecco. Nice. Allora, non ho preso la Switch, fatemi prendere la Switch perché adesso non ce l'ho qua a portata di mano. La devo andare a recuperare. Gioco consigliato per un nuovo utente di Switch, Mario Odyssey. Breath of the Wild. Smash you. Qui. Simpa della Kumpa, i soliti. Quindi li consigliano tutti. 4K riscatto pure io. Ci vorrebbe una live di Isaac nel caso, no? Vorrebbe una live di Isaac per fare quegli ultimi 4K. Non sai mai niente. Ma come se potessi sapere, non è che posso fare qualcosa per saperlo. Visto il teaser di Spider-Man addosso degli universi, across the universe. Non vedo l'ora. Mi è piaciuto tantissimo il primo Spider-Man. Letteralmente, fino a ieri, mi ascolto ancora la host del primo Spider-Verse, perché letteralmente fino a ieri continuo ad ascoltarmela. In treno per andare a Milano ogni singola volta mi sono messo quella playlist di canzoni e me la sono ascoltate tutte, perché mi piacciono un sacco. Quindi non vedo l'ora che esca il nuovo film. Neanche perché sarà probabilmente un bel film e sarà fighissimo da vedere a livello di animazione. Ma se mi fanno un'altra soundtrack così bella, cazzo, c'è la mia prossima canzone playlist che mi ascolto per i prossimi 7 anni, quindi sono a posto. Va più che bene. Hanno innovato ancora di più. Da quello che si è visto nel trailer, non so neanche se è in 2D alcune cose, non è vero. Promote the prediction. Che prediction hai fatto? Riusciamo a battere il bottone oggi? Non mi piacciono queste prediction qua, ma ormai l'hai fatta. Io sono a 51k e sono deciso se prendere pacchetti e aspettare per piantina. Ti dico, c'è già una richiesta di piantina fatta, ma appena ci avrò il tempo di lavorarci sopra, lo farò. Se vuoi lo cancello. No, questa volta tienilo. Vediamo se la chat questa volta diventa... Non è tossica, ma la scorsa volta non mi è piaciuta come era la chat quando abbiamo fatto durante un Mario Odyssey Kaizo una prediction, quindi... Riproviamo, è passato più di un mese, la chat si comporterà meglio e mi piacerà di più, lo scopriremo oggi. Dude, you better lose. Qual è 11k on you? Beh, mi hanno detto che è più facile dell'altro boss, quindi non so se è stata la scelta migliore di lui. Giochi a COD per PS5? No, non gioco ai COD dalla PS3.
e nella PS3 ne ho giocato uno e basta. Why Toxic? Perché è diventato più che altro non un parliamo di Alive, oppure tiriamo fuori minchiate, oppure vediamo che succede. Era più che altro un no, non datemi consigli, perché sennò arriva troppo avanti e perdo le mie vacche. No, non morire, perché sto giocando così male, ho già tutte le mie vacche in gioco. Che ci sta, però non mi piace per una cosa, una challenge che deve essere già di partenza così difficile. Ci sta per altre cose, ma non per una cosa in cui già sono super stressato, sono tipo, oh mio Dio, devo rimanere in vita, sennò qua ci sto per i prossimi 8 anni. Che diventa più tosta come cosa. Le mie tre bacche, crediamo in te. Va benissimo. Next time evita allora, sì, non ti preoccupare. Non è comunque la fine del mondo, semplicemente perché preferivo la chat quando non c'è. Però, bisogna vedere. Ma è la stessa cosa con Isaac. Però con Isaac c'ho sono run singole ed è secondo me il concept intero del gioco. Quindi ha più senso pure metterci degli stick sopra e farlo funzionare in quel modo. Per una challenge di un gioco del genere, secondo me non troppo. È una cosa differente. Uno roguelike a run singole, uno invece è un gioco da comunque 30 ore. Consiglieresti Undertale? Certo. Se non lo conosci particolarmente anche. Solo perché qui fai ca. Quindi mi stai dicendo che su Isaac sono bravo. Grazie Digio. Questi consigli, questi complimenti da parte tua me li porterò fino alla tomba. Vero. Allora, sono già ai 30 perché ho iniziato 2 minuti in ritardo perché stavo finendo di mangiare. Quindi fermo la musica. Porto la musica di Mario Odyssey e switchiamo a Mario Odyssey Kaizo. Gente, abbiamo dovuto raccogliere un ulteriore 125 lune, se non sbaglio, per raggiungere il lato scuro della luna. E adesso è arrivato il momento di fare il lato scuro della luna e vedere in cosa consiste quest'area qua. Tecnicamente dopo il lato scuro della luna ci sarà il lato tetro della luna, che mi richiederà altre tipo 250 lune, ma quello vedremo se farò o meno. Da quello che mi è stato detto non dovrebbe cambiare nella Mario Odyssey Kaizo, quindi forse non ne vale neanche la pena farlo. Però io personalmente, anche dopo che abbiamo finito il lato scuro, io mi divertirei comunque a fare di altri regni, semplicemente per fare delle sfide e ottenere delle lune. Io comunque lo farei, poi si vedrà. Dipende anche se ve ne frega un cazzo a voi o meno. Detto ciò, lato scuro. Let's go! Lato scuro! Oh yeah! Oh! Grazie Mario. Si va sulla luna. Si va sulla luna. Mi guardo sta cutscene perché questa di sicuro non la vedo da almeno 4 anni. Tre e mezzo forse. Tre quarti. La luna. Lato scuro. Cresta coniglia. Qua ci sarà la gravità. Ok, qua c'è la gravità modificata. Il nostro obiettivo è arrivare là in cima. Ma che figo il cielo. È sempre così, non lo so. Si può arrivare fino a là con un salto? Questo non fa neanche parte della challenge, però voglio provare. Nope. Oh fuck! È partito molto più in alto del previsto. In effetti c'è la luna. Ci sono pure delle zone di morte molto prima. E mi sono dedicato al death counter. Boop. 601, gente. Iniziamo a 600 oggi. Oggi iniziamo a 600 morti. Arriveremo a 700? Lo scopriremo solo vivendolo. Whee! Così è una patente già migliore. Mi sa che devo fare vectoring qua per arrivare fino in fondo.
Non so fare vectoring io. Ma forse è possibile alla fine in fondo. Io non so fare vectoring. In realtà più che altro non so proprio qual è la logica dietro, quindi non saprei neanche come applicarlo. Che è il vectoring? Una meccanica strana di Mario Odyssey dove se sei a mezz'aria e riesci a prendere una direzione diagonale per muovere Mario, guadagna molto più velocità del dovuto. Non so quale sia il motivo, ed è il motivo anche del perché non lo so fare, perché non so qual è, come funziona. Però appunto se salti dritto vai, diciamo, a velocità 1. Se salti in diagonale facendo un pochino così vai a velocità 1.5, diciamola così. Ok, si scende nuovamente. Allora, qua ci sono anche delle altre cia... Ma è normale ci sono così tanti conigli? È normale tutti questi conigli? Loro ci dovrebbero essere? L'isola dei conigli. Beh, siamo sulla luna. La luna con tutte, tipo, carote e roba simile. Ed è la zona di rifugio dei Brutals. Quindi ha senso. Non avevi finito il gioco? Sì. Questo è post game. Ok. Da quel che mi ricordo dovrebbe essere i quattro boss e poi in cima il mecha, giusto? Cambierà in questo caso? Salve. No, 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 ho capito! No! 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 Oh, merda! Come cazzo faccio? Oh, porca vacca! Allora, non è infattibile, è solo incredibilmente complesso. Io mi sto concentrando adesso su... Non mi ricordo il tuo nome. Ma potrei anche un minimo puntare a rango volendo. Fuck! Cazzo, c'ho soltanto pure 2-3 punti vita, è vero. Non posso ricaricarmi la punti vita in mezzo al combattimento. Merda, me l'ha lanciato sotto il culo! Ok, ne ho levato uno, ma non credo che basti. Non credo proprio che basti levarne uno, che devo levarli tutti. No. Ma manca la musica, di nuovo c'è sto problema. C'è successo pure con doppio Madame Brudel. Ha fatto il salto basso, pensavo facesse salto in alto e volevo predictarlo, ma invece mi ha fregato. Vi devo fare due domande, gente. Posso rilanciargli le bombe? Numero 2. Posso trovare un cuore reale? Bene. Fatemi sapere. Ma quel polpo è un polpo della luna. Esistono soltanto sulla luna, soltanto dopo che è finito il gioco, praticamente, quindi. Non sembra così impossibile, to be honest. Ma... Non credo sia complesso tanto quanto il mecha, però non è semplice. Guarda che c'è quello là in alto. C'è quello là in alto. È lì, ma contemporaneamente è anche qua. Vabbè. Fuck. Prospettiva. Non so se... Stavo bucchiatando l'occhio. Non so se è meglio fare... un colpo a tutti piano piano o se è meglio concentrarsi su uno. Non è meglio fare un colpo a tutti piano piano perché so succede questo. Però forse con Topper posso curarmi se riesco a spaccargli il cappello giusto. Io farei uno per uno al momento attuale. E la giocherei safe. Stavo provando a vedere, però in effetti dopo che li hai attaccati in un modo iniziano a muoversi e fare casino, quindi è meglio se li faccio uno a uno. Rischiamo tanto di riempirci di roba, se no. A meno che io non possa skippare la boss fight! No, non posso skippare la boss fight. Si sa mai. Si può provare, eh?
Poteva essere il segreto che ci risolveva la vita. Ok. Come ti chiami te? Allora, sono Rango. Harriet. Topper. E... Spewart. Ecco com'era Spewart. No! Non ci credo. Il mio cappello, invece di poter saltare sopra, è saltato e si è avvicinato in automatico su cazzo di Spewart e mi ha fregato in modo completo. Merda! No, no, no! No! Ho fatto un casino incredibile per rimanere in vita e poi sono caduto sul cappello. Ok, questo mi sembra complesso. Stavo pensando, oggi le faremo 700 morti? Tra questo e poi anche il mecha, perché dove ci sarà anche il mecha logicamente, potremmo di sicuro farle. Non mi sembra improbabile, non mi sembra improbabile. Sì, sì, è fattibile, ovviamente è fattibile. Nulla è impossibile. È soltanto tutto incredibilmente complesso. Vaffanculo. Devo stare attento a Rango. Rango che fa sta cosa è la fregatura più grande. Appunto. Non è stata una moneta. Ok, uno levato. Lui secondo me è primo da fare perché riempie il pavimento di veleno e è anche uno dei più semplici da sconfiggere. Mi sa che ci lasciamo Harriet per ultima perché Harriet è facile da battere se conosci il pattern. Qua o facciamo Topper o facciamo Rango. Ok, secondo colpo a Topper. E mo è merda. Oh, merda. Fuck, ho saltato, ma l'ho fatto in tempo. Mi sa che Rango è il primo da levare perché è il più pericoloso. Se non tocchiamo Topper, Topper la prima fase fa davvero poco. Facciamo Spewart, Rango, Topper, Harriet. Harriet è fastidioso, ma se non siamo da soli con Harriet ci mettiamo un sacco, forse. Credo. Non mi ricordo neanche più come si combatte Harriet normalmente, se non con le fast strat, quindi boh. Bello che devo sempre skippare quattro cazzi, ne? Ok. Ok. È un inizio di merda! 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 Rango, lasciami in pace! Rango! Rango! Rango, calma! Rango, Rango! Rango, ne possiamo parlare! Ne possiamo parlare, Rango! Ok. Sto levando involontariamente i cappelli a Topper. No, ho cercato di saltargli in testa. Vado a fare veloce, dobbiamo giocare tanto safe. Non credo possiamo giocarla. No, volevo saltare, però non l'ho fatto in tempo. Merda culo cane. Ok. Va? No, ok. Cos'è quel rumore? Cos'è quel rumore? Se mi rappresentava. Prendi il cuore reale però. C'è un cuore reale. Se c'è un cuore reale lo prendo subito, gente. Non ho problemi. Con un cuore reale lo faccio 5 tentativi. 5 non lo so, però. Si fa in meno. Hai provato a rimandare bombe? Bisogna rimandare le bombe alla fine, non ora. Alla fine le rimandiamo le bombe, ma non adesso. Ok. Di nuovo. È un po' un problema perché Rango è fastidiosetto. Ma ci va bene. Perché almeno... No, salta, cazzo! Mi ha lanciato il cappello invece di fare quello.
Questo è un primo danno che non volevo prendere. Siamo troppo distanti a lui, vero? Ok. Eh no, c'è anche lei sopra. C'era anche lei in mezzo. Prendi lui! Ok. No, cazzo, era lì in mezzo. Era lì in mezzo. Lui grazie a 95 bits. Ho visto una soluzione per sconfiggere questa zona. Adesso si deve fare un triplo salto verso la parte sinistra. Grigio, successivamente devi fare... Trovare una piattaforma invisibile che ti porta verso un tubo verde. Il tubo verde ti porta in un luogo con due porte. Scegli la porta destra, poi chiudi il gioco e non riaprirlo. Così risolvi il problema. Ok. Lo prendo in considerazione. Poi ci penserò. Poi ci penserò. Poi ci penserò. Cazzo, ma andate di sfiga perché c'era Eriot in mezzo. Se non c'è Eriot, stava andando davvero bene lì in realtà. Però ci davanti prima degli altri. No, 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 no. Lei è un casino da combattere se il pavimento è pieno di veleno ed è pieno di cappelli roteanti malvagi. Cazzo, culo, mi ha traslato via. Speravo non fosse esattamente lì. Speravo fosse in un punto leggermente diverso. E invece era esattamente lì. Fuck! Sto cercando di scappare, non ho fatto in fretta. Però ho fatto due danni sia a Rango sia a Stuart. Non era male in realtà. Cerca il cuore reale fuori? Alla prossima cerco il cuore reale per vedere se c'è qualcosa là fuori, ma non credo. Non mi sembra. Non l'ho visto almeno qua, però. Ok. Stavolta provo soltanto a colpire lui. Rischiatissima. Fuck, cosa ho preso? No! Non... La parte più difficile inizia. Secondo me se riusciamo a superare la prima parte, sconfiggere il primo con 3 punti di vita, siamo abbastanza a cavallo. Non è easy comunque, però siamo abbastanza a cavallo. No. Ok. E ora devo scappare. Madonna, Rango è velocissimo. È velocissimo Rango. Non mi ha lanciato abbastanza in alto. Cos'è sta fregatura che non mi lancia per niente in alto? Cos'è sta fregatura? Allora, controlliamo un secondo qua fuori. Vediamo se c'è qualcuno che ci vende roba. Abbiamo 1300 monete. Forse potrebbe essere anche in un picciolo, eh? Potrebbe anche essere in un picciolo. Non ci sbagliamo. Bene, questo non è un buon inizio. Questo non è... Oh! Oh! Okay. Poggen! Mi ricordavo che ci poteva essere, ma pensavo che ci fosse tipo un venditore che compariva più avanti. Invece no. Allora così è molto più fattibile. Così secondo me è più fattibile. Abbiamo il doppio dei punti vita letteralmente. Ce la possiamo fare. Come? Ok. Oddio il cappello. Oddio il cappello.
Cazzo, mi è arrivato il cappello in culo. Mi stava per fregare in modo incredibile. Oddio. Ok. Ok, 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 ok. Buono, buono. Buon inizio, buon inizio. Buon inizio, secondo me. Ci sta, ci sta. Non mi lamento. Abbiamo preso due danni come al solito, ma non è la fine del mondo. Facciamo così. E mo' un casino, devo scappare da Rango, che è Saitama e Queen. È un... ha un rubber banding incredibile ed è fastidiosa come cosa. Lo sapevo, bastarda! Lo sapevo, bastarda! Te l'ho visto fare! Te l'ho visto fare! Merda, culo! Ok. Vieni qua, Rango. 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 Io e te. Io e te, io e te, io e te. Cazzo, quel cappello non l'ho visto arrivare. Era fuori dallo schermo. E dai! Dai! Ah, da come volevo. Dammi un cuore. No. Cazzo! Ok. Continuava a mancarlo. Continuava a mancarlo, ok. Siamo 2 su 4. Siamo 2 su 4. Oh, salve. Ora vorrei levare Topper. Credo di aver fatto un colpo a Topper finora e basta. Potremmo anche levare lei, eh. Rilancio le bombe, visto gente? Visto gente, gli rilancio le bombe. Visto gente, gli rilancio le bombe. No. Lei è facile. Lei è facile. Se non facciamo minchiate, lei è facile in realtà. Quella non era un po' una minchiata. No! Lui non è facile invece. Ah, c'eravamo vicini, c'eravamo vicini però, dai. No. C'eravamo vicini. Se prendessi quello che cazzo voglio io. Ah, era l'altro, tra l'altro. Ok, non cambiava niente, stavo sbagliando e basta. Ok. Dobbiamo avere un inizio un pochino migliore e non avere troppa sfiga con, nella fase con Rango. Perché con Rango ci è andata malissimo lì. Ci è andata super male nel combattimento con Rango. Ok. Uno. Due. Ci sono comunque tutti e quattro. Ci sono comunque tutti e quattro. Per un attimo era venuta la domanda, sai. Rimangono tutti esattamente come... ci possiamo aspettare oppure ci sarà un problema con nella boss fight di Madame Brudel? No, rimangono tutti. Affanculo, ha lanciato il cappello invece di fare il salto. Vabbè. Ci accontentiamo, merda, proprio lì del fuoco. Non l'ho visto perché ero impegnato a fare altro. Facciami le palle. Lo lanci via se fai così. Oh, lo lanci via se fai così. Ma affanculo, altro cappello. Ok, lui è fatto. Lui è fatto. Lui è fatto. Ok. Spirit fatto. Rango ha un punto vita letteralmente. Siamo a posto. Basta che non ce la caviamo troppo male qua. E Rango non dovrebbe... è troppo difficile. Cazzo, l'ho mancato proprio. Vi dico, è un pochino strana la telecamera in questo boss fight qua, perché cerca di focussarsi su un boss alla volta, ma ovviamente non c'è un boss alla volta, ci sono quattro contemporaneamente, quindi ogni tanto mi sposto la telecamera dove non voglio. Rango fatto, ok. Ora. Ora. Calmo te. Tengo... ah, giusto, lei si può anche sconfiggere lanciando qualcosa lì indietro. Avevo rimosso.
Non ci credo, l'ho mancato. Sto sbagliando. Sto buttando la boss fight. Ok. Non l'ho presa, ma vaffanculo. Mi sono traslato sopra e non l'ho presa. Stanno seguendo entrambi. Ok, top perfetto. Ma mi sta per arrivare un colpo da lei. No, no. Ti prego, dimmi che mi metti in un punto diverso. Oh, fanculo, lo sapevo. Lo sapevo che mi metteva lì. Non potevo fare un cazzo. Ce l'avevamo fatta. Ma carina. Sì, certo è fattibile con 6 cuori, poi anche molto più facile. Non è comunque facile, ma è molto più facile rispetto a farlo con 3. Scusate. Rottino. Capita. Prendi Spewart. No, topper calmo. Ecco. Sto facendo tutti insieme, non è una buona idea. Perché lo sto facendo? Abbiamo già deciso che non è una buona idea. Perché sto riprovando a fare tutti insieme? Non lo so. Tempi sono sbagliato. Perché li sto facendo in quest'ordine? È una minchiata! L'ho mancato. Perché mi ha girato la telecamera. Bastardo! Non riesco a passare! Mi sto glitchando. Vaffanculo anche, Non mettermi sulla lava. Non mettermi sulla lava o sui cappelli. Una delle due, non mettermi su quelli. Okay. Un punto vita per fare entrambi. Non è buono, ma maybe. Vai fast. No, niente. Fuck. Dove si è calato? C'è ancora un colpo lei. Dove va? Calmo topper. È il momento, lancia. Ok. Via Ariot! Ok, dai. Il problema è che ci rimane topper in fondo. Io sbaglio sempre con topper. È uno di quelli con cui faccio più casino, topper. Ma va bene. Va bene. No, non devo rischiare. Stavo per cercare di fare la speed stretch, ma non è una buona idea se c'è un punto vita e devi rifare tutto da capo. Oh mio Dio! No. Non ho sti quattro di merda. Oddio. Yes. Oh. Let's go.
4 contemporaneamente. Ce l'abbiamo fatta. E siamo alla prima stanza di Dark Side, del lato oscuro della luna. Mi sento anch'io così, Mario. Non ti preoccupare. Mi sento anch'io così, Mario. Sir Goblin, grazie all'abbonamento con Prime per 16 mesi. Egregio, che fine hanno fatto le bustine community? L'abbiamo fatta in sua live. Ok. E questa è la prima stanza. Non credo che se perdo dovrei fare tutto. Spero di no. Spero di no. Logicamente non dovrei fare tutto se perdo. Ma il pezzo trap non è ancora arrivato alla data del pezzo trap. Cosa vuoi sapere? Non deve ancora uscire. Spero di non dover fare tutto se muoio. Perché sennò siamo nella merda che abbiamo un punto vita. Sull'originale è così. Però quest'arma è un po' diverso dall'originale, no? Ok. È ancora corazzato. È ancora corazzato? No, ti prego. Ti prego, no. Prego, no. Oh, l'arena è grande, però. Cosa ci fanno loro? Cosa mi significano loro? Devo lanciare e spaccare così? Oh! Ok, è diverso da combattere. È lo stesso, ma è diverso. Ok. Nel gioco originale c'erano loro, sì? Mica me lo ricordo io. Certo, non gioco sta cosa da più di 3 anni. Se è così in originale, che cacchio lo sa? Ok. No. Levo Topper perché Topper mi dà l'idea di essere il più fastidioso qua. Visto che è sul culo. Oh, oddio, giusto fa male. Mi ero dimenticato che faceva male sto coso. Ma se muoiono tutti non respawnano? Speriamo che respawnino. No, dovrebbero respawnare. Se indebolisco anche gli altri nel frattempo. Oh, porca vacca. Posso anche spaccare le gambe. Oh! Sarebbe per spaccare quella in cima. Se no non possiamo spaccare lei. Ok, ha senso. Ha senso, l'unico modo. Ok. Please. Adesso inizia a correre, vero? Ok. Meglio se sto fuori, mi sa. Ma che succede se rispedisci le bombe indietro? Io non credo di poterle rispedire con loro. Non credo. Non saltare, merda. Non saltare, merda. Okay. Calmi. Calmi. Calmo te che spari sti cosi. Ok. Mi rimane un colpo. Mi rimane un colpo. Mi rimane un colpo. Merda, è velocissimo. Mi sono lasciato il più difficile per ultimo. Fuck. Ok. Non potevo lasciare rango. Non mi potevo lasciare rango. Più veloce lui. No, sono più veloce io. Devo saltare però. Devo saltare però, sennò lui si muove. Ok.
adesso mi corre dietro. No! No, please. C'ho dietro il lancia martelli. Calmo te. Yes! No! Non mi lanciare fuori dalla mappa! Cosa succede ora? Cosa succede ora? Cosa succede ora? Mettimi al centro, ti prego! Mettimi al centro, ti prego! Ti prego, mettimi al centro! Yes! La vendetta contro il robot! Dopo 400... 400. Dopo 4 ore di tentativi! Lo facciamo first try in questo modo! Oh shit! Mario got drip! Hai ottenuto una corona del re e un abito da re. Mi tremano le mani. Mi tremano letteralmente le mani. Da quando la gente ha detto sì sì, guarda che se sbagli contro il robot devi iniziare da capo, mi tremano le mani. Scusate, non dimmelo. Allora, c'è pure un sub nel frattempo, non me lo ricordo, sì. Moschello. Grazie abbonamento con Pam per 10 mesi. Yahoo! Thank you. Grazie mille. Visto che adesso abbiamo questo vestito, ce lo godiamo per un attimo. Ce lo godiamo per un attimo, questo vestito qua. Ah, adesso. Tecnicamente per il lato tetro ci rimangono altre 250 lune da ottenere. Però... non so se andremo a fare quello in questa serie. Quello che di sicuro voglio andare a controllare sono le lune aggiuntive che si possono trovare qua, perché qua ci sono diverse zone secondarie delle lune che si possono ottenere qua dentro. Get fucked. Ah, yeah. Il lato tetro è un must. Il lato tetro però da quello che ho detto non cambia in Superstar Mode. Ci sta. Ha mancato il cappello. Ci sarebbe comunque farlo, perché comunque non lo faccio da un sacco di tempo e rimane difficile quella sfida lì. Però vorrebbe comunque dire prendo 250 lune in Mario Odyssey Kaizo. Cioè ci metteremo parecchio a fare 250 lune in Mario Odyssey Kaizo, gente. Si può fare, eh? Io mi diverto a giocare a Mario Odyssey, quindi se voi volete io lo faccio. Perché tanto credete che io mi annoio a giocare a Mario Odyssey? No. Non mi annoiavo a giocarlo in modo base. Con roba nuova secondo voi mi annoio? Qua sotto c'è una challenge differente. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Beh, non abbiamo fatto 50, facciamo 100. Perché abbiamo preso 250 lune fino adesso. Ce ne richiede 250 ulteriori. Sono un po' tante. Fare tutti i 900 credo sia un po' tosta, però. Questa sottoarea mi faceva cagare a me, da quel che mi ricordo. Vediamo se è effettivamente brutta o meno. Ci dovrebbe essere uno Yoshi qua in giro. Dovrebbe essere una nascosta in generale. Scontrolla. Sono un sacco di bullet bill, non credo sia normale. Non me ne ricordo così tanti. Ce n'era uno anche qua dietro. E chi lo sapeva? Chi lo sapeva? Era dietro Yoshi? Non l'ho visto Yoshi, no. Era dietro Yoshi, c'era assolutamente ragione. Sono stronzo io e sono cieco. Stronzo io e son cieco. Che vi devo dire? Ce n'era anche un altro qua dentro. L'ho perso per sempre per caso? No? Perché? Non avevo in nessun modo detto quello. Yoshi Mario Odyssey è una delle... comunque delle... capture più odiose per me. Perché non lo so, non si controlla bene. È un po' come Mario, ma si controlla peggio di Mario. Ed è più lento. Io non mi fa impazzire Yoshi. Però come sempre quando prendi abbastanza cibo con Yoshi, lui caga fuori una luna, quindi. Oh, bisogna comunque farlo. Bisogna comunque farlo. Nella speranza che caghi fuori una luna.
Non so qual è il a livello anatomico il funzionamento della biologia di uno Yoshi per fare in modo che quando mangia abbastanza caga fuori una luna. Non so come funziona, ma noi ci fidiamo. Che cambia di tanto nel lato tetro? Da quello che so, niente. Però potrebbe essere anche che qualcuno ha visto la mod in passato, ma potrebbe essere tipo la prima versione della mod e nell'ultima versione in realtà c'è qualcosa di nuovo. Non ho idea. Non lo so, però si vedrà. È semplice cadere. Yoshi se l'è infilata prima. Fuck, Yoshi di merda. Non si è né aggrappato alla parete né è stato abbastanza distante. No. Mi è stato d'accordo, la pallavolo è fatta? No, ma sono a posto. Io ripeto, io nella mia partita originale il salto della corda l'ho fatto al primo tentativo e da allora non ho più voluto provare a farlo. L'ho provato tipo una volta durante una speedrun o una volta durante questa qua, non mi ricordo. Però quelle sono le uniche altre volte che ho toccato il salto della corda, credo. Non mi ricordo neanche se l'ho fatto, soltanto che la prima volta l'avevo fatto al primo tentativo fino a 100. Ce ne manca una. Ce ne manca una. Fuck. Yoshi di merda, ti si controlla con il culo. Yoshi di merda, cosa sei? Ho capito che non sei in tutto Mario Odyssey, ma che non si arriva alla fine. Però non si vede che, visto che compari nel mondo di Mario 64, devi anche controllarti come se fossimo in Mario 64. Ovvero con il culo. Ah no, c'è abbastanza. È più difficile controllare Yoshi che battere il robot, cazzo! Yoshi entra nel robot! No, quello non è. Quello non è Mario Odyssey, Yoshi entra nel robot. Potrei aver fatto confusione con quello. Potrei. Maybe. Oh! Ok. Yeah! Yeah! Ok, ce ne dovrebbe essere un'altra comunque. Ce ne dovrebbe essere un'altra. E non credo che debba riempire di nuovo Yoshi di cibo, perché dubito che ci sia abbastanza cibo per riempire una seconda volta. Ma solitamente ci sono due lune qua dentro. Oh no, c'è un'altra con Yoshi. C'è un'altra con Yoshi. C'è un'altra con Yoshi. Ah, shit. Fai di nuovo il mecha del regno di Bowser. Vai, no, no, guarda. Non credo neanche si possa fare in realtà. Anche volendo non credo ci sia come opzione. Però sono a posto. Saranno nascostissime. Oh, per il momento non le vedo in effetti. Questo è il tipo di luna che se mancassimo durante questa run qua non me ne fregherebbe niente. Perché non... Come ho tenuto soldi? Perché non mi piacciono queste. Non sono divertenti per me. Spacchiamo la roba con questo. Forse ce n'è una segreta qua dentro. Mi sembra che ce ne fossero comunque due qua sotto. Solo che avendoci messo sopra il ponte poi non potevo più fare niente. Quindi vediamo. Hai provato a speedrunare questa mod? No, no, la stiamo ancora giocando per la prima volta. Non la speedrunno. Poi a giocare una cosa per la prima volta. Ad eccezione di Pokémon quella splendente. In quel caso sì, lo faccio, però non questo. Sa che mi sono fregato e non posso arrivare fino in cima. Probabile. Probabile. Guardando il video di oggi mi è venuto spontaneo a fare questa domanda, ovvero se potrei mai sul canale 6 di Bloodborne. Come ho detto, non c'è niente. Come ho detto, se facciamo una serie di quei giochi dipende da come va Dark Souls 1. Io ovviamente vorrei farla molto volentieri, ma solamente le serie vanno molto male, non ne vale la pena. Per ovvie ragioni. Ok, questa l'ho rubata così, perché mi ricordo che era appunto dentro il blocco. Sono comunque riuscito a prenderla passando attraverso quella cosa. Posso spaccare i taxi? A me piace molto Dark Souls, anche dovrei espresso altre volte. No, sono contento di quello, però comunque sai come funziona. You know the rules and so do I. Qua dietro c'è palesemente qualcosa.
Già non ho mangiato una di mina automatica, ma c'è qualcos'altro lì dietro. Ah già, posso poi controllare con questo. Però qua come cazzo faccio? Qui non posso fare altro. A me invece non dice niente Dark Souls. Capisco che comunque se non giochi non devo un piacere attivamente. A me mi hanno sempre detto qualcosa mi piace molto. Ok, lasciamoglielo spaccare. Invece news sui prossimi Kingdom Hearts. Bisogna aspettare, io non ce l'ho. Non ho mica delle info aggiuntive io purtroppo. Mi piacerebbe. Non c'è un cazzo. Spaccatemi questo se potete. Non puoi catturare bullets? Sì, però se lo faccio poi perdo Yoshi. Dovrei portare Yoshi fino a qua sopra. Quindi faccio così e chi se ne frega. Questo semplicemente lo abbassa. Guardiamo in alto perché non si sa mai. Non sa mai che mi prenda un proiettile in faccia. Vero, vero, vero. Wow. Oh, merda. Ma Revelli, non lo so. Credo da là sotto. Spero di non dover saltare a mezz'aria sotto su un bullet bill e poi arrivare fino là in cima, perché mi sembra un po' complessa come cosa. E non mi ricordo neanche come funziona lui saltando sulle pareti. E così è facile. Il problema è che ci serve Yoshi per questa cosa qua, se no è inutile. Facile fino a un certo punto. No! Però serve Yoshi. Perché io non posso mangiare quelle cose lì. È Yoshi che le deve mangiare. È Yoshi che le deve mangiare. Il fatto è che non mi ricordo niente come funziona Yoshi. Lui si può aggrappare le pareti così. Ma forse può salire fino in cima. L'importante è che arriva abbastanza in alto. Potrebbe essere. Ho però comunque la preoccupazione di dover fare una roba assurda. Adesso si vedrà. C'ha un triplo salto, Yoshi? Nope. Non riesco a salire. Non era 615? Boh. Quanto siamo le morti? Leggila in alto. Oggi intendi, oggi 14. Abbiamo iniziato di tondo tondo a... c'è un tempo salto? Fuck. Serve un punto più tranquillo, dove non mi stanno sempre sparando. No, non ce l'ha. Perché non mi fa un... neanche un doppio salto. C'è un micro... delay tra il primo e il secondo salto perché non posso fare niente. Letteralmente c'ho... X premuto per saltare, A premuto, B premuto per saltare, non fa comunque nulla. Fuck. Sì, ho già sconfitto il robot. Ho fatto first try il robot, altro che. Non l'ho solo sconfitto, l'ho fatto first try. Che odio Yoshi. Questo è più un rompicapo che una challenge di platforming. Prova con i bullet. In che senso prova con i bullet? Perché di nuovo io devo portare Yoshi da sopra, non ci devo arrivare io, ci deve arrivare Yoshi. È quella la parte difficile. Il pronostico è finito. Posso andare sulla colonna? Perché Yoshi? Perché sto andando in cima a prendere le frutta per Yoshi. Fuck, perché Yoshi fino a qua in fondo? Tutti i punti che potevi scendere, perché nel punto più in basso? Ok.
Ok. Non è così difficile allora. Non è così difficile allora. Non è così difficile allora. Oh. Fanculo Yoshi. Ci rimane comunque qualcos'altro. Come ci rimane qualcos'altro? Cosa ci rimane? Perché non mi fai girare la telecamera? Porco. Non mi fa girare la telecamera. Non me la fa neanche alzare la telecamera. Perché ci sono i limiti di telecamera? Ecco qua. Che incubo. Madonna che incubo. Comunque Yoshi con gli occhi di Mario e baffi. Ok. Io credo di sapere dov'è l'ultimo. Credo. Sì, so dov'è l'ultimo. So dove è l'ultimo. Fire Sonny, grazie all'abbonamento con Prime per 8 mesi. Hello, hello Gravier. Hello anche a te. Salve. Qua. Patina live. No, so, io ogni tanto mi piace anche giocare un pochino con la telecamera in quel modo. Che poi diventa una copertina o meno con un altro discorso. Si può passare qua perché non avendo spaccati i cosi. Si può passare qua al lato. Fanculo. E posso fare questo passaggio fino ad arrivare là in cima. Spaccare il tubo a cui prima non avevamo accesso. E vedere cosa c'è là sotto. Secondo me c'è l'ultima frutta da dare a Yoshi. Ci sono buone chance, secondo me. Buone chance. No. Fuck. No, si è incastrato per sempre. Come faccio a forzare? No, l'hanno spaccato i Ballet Bill. Hanno spaccato Ballet Bill, non posso arrivarci. Perché Ballet Bill hanno spaccato. Devo resettare l'aria. Che posso farlo o morendo o entrando e riuscendo. Secondo me ci mettiamo di meno a morire. Blocca il cubo con i Ballet Bill. In che senso blocca il cubo con i Ballet Bill? Tanto mi piace che negli altri giochi di Mario, quando sei davanti a una cannone del Ballet Bill, non spara. Ma in Mario Odyssey c'è, cioè sì. Non gliene frega un cazzo in Mario Odyssey. Dicono, sei qua davanti? Cazzi tuoi. Hai scelto il posto sbagliato in cui stare. Ti spara in faccia. Rompi, non blocca. No, non credo che sia un problema romperlo. È più avanti, non è... Non devo buttarmi, mi devo buttare più avanti. Speriamo che nel mentre sto facendo sta roba qua non si sia distrutto da solo. Ok, per il momento no. Ora bisogna stare attenti a fare in modo che non lo faccia da solo, però. Ok. Vai, vai, vai. Ok. Ok. Non credo ci sia altro qua. Ci dovrebbe quindi essere qua sotto la frutta, no? Sperando. Per generale dovrei prendere Nintendo Switch. Bayonetta può essere un ottimo acquisto come gioco? Non lo so, non chiedere a me, io sono una persona peggiore perché non ho giocato neanche i vecchi Bayonetta. Mi interessa come serie ma non li ho mai giocati, quindi non lo saprei dire. Nonostante si è detto parlare bene di Bayonetta, quindi fanno in considerazione quella al massimo. No, non c'è un cazzo? Non c'è un cazzo? L'abbiamo fatto per nulla? Come l'abbiamo fatto per nulla? Wow! Prego, Yoshi. Bastardo. Come l'abbiamo fatto per nulla? Era il posto più sensato per farlo, perché era pure difficile. Rompe tutti i taxi. Vediamo se è nei taxi. È vero, avevo pensato a quella cosa lì, ma non l'ho testata. Vediamo se forse posso spaccarli. Ma è andata con i Brutals abbastanza bene, dai. È andata super bene contro i Mega Brutals, di sicuro. Dai. Dai. Oh. Dai. Ok, ho preso. Ok, qua ce n'è uno. Ci basta uno?
Ci basta uno? Io spero che ci basti, ma non ne sono sicuro. Credo che basti uno, vediamo. Grave gli FPS, oh. Era super preciso come colpo. Yes, ok, abbiamo preso entrambe le lune qua. Non una delle lune più interessanti, ma almeno ce la siamo levata. Non dobbiamo più rientrare qua dentro. Yoshi, fanculo. Via. Salta in testa, spregio e me ne vado. Bonk. Ok. Allora, secondo me uno di loro comunque c'ha una luna segreta. Perché ce ne sono troppi. Le Hint Heart dovrei controllarle. Dovrebbero tornare utili. Ok, questa zona qua è senza il cappello. Questa zona qua la bisogna farla senza il cappello. Scomoda. Scomoda questa zona. Il mio sasso. L'hai rotto. Bastardo. Non rompere il mio sasso. Fanculo. Ok. Non c'ho il cappello, non sono stronzo. Ho fatto un movimento da cappello, ma non ce l'ho. Ok. Difficilissima questa. Non mi sembra facile di sicuro. Non mi sembra facile. Posso portarmi dentro il cuore reale? Dovrei logicamente. Ok, c'è ancora. Non ero sicuro. Perché con il fatto che abbiamo già sconfitto la boss fight, non so se scompariva dopo la boss, ma per fortuna no. Ok. Ora dovremmo essere un pochino più safe. Ok. Ok. Non ci provare. Ho visto arrivare. Non ha saltato in tempo però. Ok. Per un attimo poi ci fosse il vuoto qua in mezzo, per fortuna non c'era. Ok. No, sono stronzo, non mi ha fatto. Non è che sono stronzo. Perché non sono abituato a non avere il cappello. Cosa è successo? C'erano due? Ce n'erano due? Ma che fregatura è? Aia. Vabbè, la prima luna l'abbiamo fatta. Ora la seconda o è qua in giro, tipo in un punto segreto, in una piattaforma invisibile, o devo sconfiggere tutte le piante piragna. Non è le piante piragna perché respawnano. So dov'è. No. So dov'è. Non mi rende contento però il sapere dov'è. Non è una cosa positiva il sapere dov'è in questo caso. Fuck. Un po' più morti del previsto. What? Ci arrivo fino a là? Con il cappello sì, così no. Mi serve il sasso, credo. Perché mi dovrebbe servire il sasso? Merda. Il mio Sasquatch. Dottor culo cane. Niente. Non si è rialzato abbastanza in fretta, sennò mi lo lancia in quel modo. Perché mi sa che dobbiamo entrarci proprio in modo molto preciso lì dentro. Senza cappello si è perso. Oh, è la maggior parte del moveset di Mario Odyssey. Piuttosto fare le cose senza cappello. È molto più difficile muoversi a mezz'aria. E così non posso neanche fare il dive. Buon problema. Quindi vado a lanciare il sasso contro la pianta. Beh, se abbiamo abbastanza punti vita possiamo fare damage boost, logicamente.
logicamente. Culo. Culo merda. Stiamo cercando di rendere Zami la direzione corretta. Si è lanciato nel vuoto invece. Mi sa che è meglio se prendiamo di nuovo il cuore reale, vero? Mi sa che è meglio se riprendiamo il cuore reale. Mi sa proprio di sì. Ok. Non è velocissimo da prendere, però ci salva il culo. Non è il culo reale, bisogna prendere il culo reale, esatto. Se perdo il cuore così, però sono un coglione. Che dopo fare damage boost contro quella pianta che blocca il passaggio. Secondo me sì. Stai zitto. Cappi. Fammi vedere lo schermo, non parlarmi. Non parlarmi, non sei abbastanza famoso. Ok. Oh, oh. Oh, c'è la piattaforma invisibile per fortuna. C'è la piattaforma invisibile per fortuna. Oh! Se non morivamo. Se non morivamo palesemente qua. Ok. Ora devo solo uscire. Ora devo solo uscire. Non ci vuole molto. Ora devo solo uscire. Non ci vuole molto. Ora devo solo uscire. Non ci vuole molto. Ok. Non ci vuole molto. Devo stato uscire. Easy. Qua non c'è altro, vero? Non mi fa vedere perché non mi gira la telecamera mai. Gioco di merda. Ah, qua si faceva più facile. Io che facevo un mega salto. Te che sei? Cosa mi rappresenti? Oh, è la zona di Lanchun ma con Yoshi? Che palle Yoshi. Yoshi, sei la mia mount preferita di Mario Odyssey. Termine tecnico preferito. Come si dice? È mount che mi piace meno. La cattura che mi piace meno. Non è neanche mount. Oh cazzo, non ho azzeccata una. Oh. No! No, Yoshi di merda! Non si controlla per niente, Yoshi. Ma manco in quel modo. Manco un salto del genere. Addio, Yoshi, sei morto. Ok. Ok. Ora ce la fai. Grazie mille. E mo come cazzo ci arrivi là sopra te? Come ci fa ad arrivare qua sopra Yoshi? La mount schiferita, esatto. Termine tecnico schiferita. Provo a saltare fino in alto. Forse sei lì quando la piattaforma indietro è più alta? Forse, ma non mi sembra che vada comunque così tanto in alto. E invece ci arriva così tanto in alto. Onestamente non me lo sarei mai aspettato. Wow, Yoshi di merda! Guarda, questa qua è una mount buona. Questa qua è una captura. Una captura buona. Va là. Va là che movimento. Va là quanto fluido. Sono morto. Tanto, non è un problema morire perché non devi riprendere tutto con Yoshi, per fortuna. Quella è l'unica cosa positiva. Visto che si controlla con il culo, non devi fare le cose due volte. Posso mangiarmi loro? Non diventi neanche lo Yoshi che spara a fuoco. Quanto può essere inutile nella vita? No, non l'ha presa. Nice. Una delle due è fatta. Per le altre basta soltanto prendere quelle lì.
Sto solo per andare quelle? Non mi sembrano tante. Ok. Porca. Se ne mangio una alla volta, se ne mangio una alla volta. Se ne mangio una alla volta, ok. Aiuto. Incredibile, non siamo morto. Non so come sia sopravvissuto, onestamente. Quasi. Dove ce ne vanno gli altri? Perché non ne vedo. Di cosa quando c'è Yoshi nella totale, le due lune sono entrambe con lui. Che merda. Ah, lì c'è uno che non avevo visto. Tra l'altro, ma non basta. Ah, là sopra c'è un'altra? Ok, ce ne sono due però, due non bastano. Due non dovrebbero comunque bastare, teoricamente, no? Hot, 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 hot. Va sopra. Ok. Speravo di arrivarci al limite, invece non ci è arrivato. Aspetta, ma se lo doppio tu ti stai cavalcando da solo? Yes. Yes, ovviamente. Ovviamente. Questa è colpa mia. Altra gente, non vedo l'ora che esca il film di Mario per poter doppiare Yoshi. Non vedo l'ora di fare il mio primo ruolo da doppiatore serio. Yoshi sarà un ruolo importante per la mia carriera. Il più importante, senza alcun dubbio. Nulla potrà batterlo. Non vedo l'ora di andare là e fare... Oh no, non so più farlo. E andare nel panico. Ok, ho preso questo, ma mi manca comunque qualcosa. Sarà tipo nascosto dietro il tubo, sarà là sotto? Conoscendo il gioco sarà una buona ragione. Sarà qua sotto? Tac! 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 Ah! Tac! Non lo prendeva! Gli altri ne ha presi easy, quello lì non lo voleva prendere. Ok, altra area con Yoshi fatta. Possiamo non avere un'area di Yoshi? Non so come ho fatto a incatenarla. Possiamo non avere un'area con Yoshi? Please. Una carriera è iniziata a finire in 3 secondi. Ok, qua c'è un'altra. Speriamo che sia questa quella con una senza Yoshi. Vabbè. E gli esci di nuovo. Va bene. È più veloce la lava. Non era così veloce la lava, credo. Mi sembra velocina questa lava. No, Yoshi di merda. Sono morto. A meno che... Niente, c'ero vicino. Potevo quasi farcela e vado in cima, però no. Alla fine c'era troppa distanza. Però almeno per fortuna non devo prendere tutti la seconda volta. Io ho preso la prima, in realtà siamo a posto, giusto? Sì, siamo a posto. Basta prenderli una volta. Quindi ora mi basta andare veloce in alto e scansare la lava e siamo a posto. Eccetto che Yoshi faccia una cosa del genere. Se Yoshi fa una cosa del genere, siamo comunque nella merda. Grazie, Yoshi. Yoshi! Ok. Che devo fare? Che devo fare? Se non vuole prenderlo, mi lancio nel vuoto. Se non vuole prenderlo, è l'opzione migliore per noi. Ah! Ok. Avresti dovuto morire 10 secondi prima, visto? Resta sopravvivere parecchio, eh. In realtà ci sono modi per un po' sopravvivere, andare sopra la lava e fare roba, però... sono tremendi. Credo che nella speedrun della tri-capture, che significa fare una speedrun di Mario Odyssey
nel mentre utilizzi il minimo numero possibile di catture all'interno del gioco. Quindi si chiama tree capture perché catture sono tre cose in tutto il gioco. Nella sfida 100% c'è una luna che puoi fare, che dovresti fare solitamente quando assorbi... Che merda, non riesco a controllarlo. Dovresti farla mentre assorbi appunto uno di quei cosetti nella lava, dove prende le note. Ma puoi farlo anche senza, tecnicamente. Ma devi avere un cuore reale, devi essere perfetto con ogni singolo salto e riuscire a controllare con un cappello in in two player mode. Small Lent. Se non sbaglio l'ho visto da CJYA. E lui credo quello che aveva il record il più a lungo possibile su quella categoria lì. Adesso non credo ci abbia più. Sacco di danni di merda. Ok. Dimmi che li ho presi tutti. Li ho presi tutti per fortuna. Non so cosa cambiava rispetto all'originale. Immagino che fosse più veloce. Però non me lo ricordo troppo diversa questa. CJ from San Andreas. Non credo fosse lui. Non credo fosse lui. Nulla. Ma no, neanche a me sembra che non fosse cambiato nulla. Ci sono altre qua di aria che sto perdendo? Ce ne sarà qualcuna che non ho visto. Qualche passaggio segreto. Qualche barbatrucco e un farabutto. Qua? Qua ce n'è una. Ok. Però mi era venuta la curiosità, quindi facciamo questo. Nice, non dà per niente fastidio. C'è Capitan Todd pure. C'è Capitan Todd, è vero? Non era tipo alla Odyssey, c'è Capitan Todd? Così stronzo io. Poi potrebbe essere qua dietro. Qua c'era un cuore, non l'ho preso? Mi avevo un sacco di stress se prendevo il cuore. Fuck. Va bene. What? No, non di nuovo. Sono a posto, grazie. Sono a posto, grazie. Io sono venuto qua perché c'avevo il dubbio se ci fosse qua sotto qualcosa. Non voglio rifare la boss fight. Oh, Capitan Todd, sei qua! Capitan Todd, cazzo ci fai qua a te? Ti rendi conto c'è un mecha sopra di te? C'è un robot gigante? Volete trasportati, credo. C'è uno stemma americano che si chiama Point Core che ha come mascotte un peccione nero. Yes, lo conosco. Nice. Non ero per niente sicuro di riuscire a farcela, invece. Vediamo. Dove posso spandere Nintendo Switch OLED? Se non sbaglio nel mio video della Switch OLED l'ho linkata su Amazon. Io l'avevo presa lì. Ok. Non troppo complesso. Oh merda, lo devo fare senza cappello e senza motorino. E questa è la challenge. Oh merda, questa è la challenge. Farlo senza cappello e senza motorino. Ghost Diamond, grazie al momento con Prime per 4 mesi. Ciao io. Non sai quanto aspetto Stardew Valley. Non mi spoilerò niente, sono indietro con la Kaiser. Buona fortuna. Grazie mille, thank you. No, perché l'ho fatto.
Non funziona quel salto indietro, posso tanto fare quello con il culo. Bisogna fare un triple jump. Qua mi sa che sarà tostina. Ma questo qua c'era anche nel gioco base? Non mi ricordo. Non mi ricordo nulla del lato tetro io. Lato scuro, anzi. Fine. Ok, stavolta abbiamo fatto più in fretta. C'è niente qui in mezzo che devo prendere? No. Non c'è niente qui in mezzo che devo prendere. Ok. Ah, ho preso un gradino nel modo sbagliato. Ok. Oh merda. No, non ci provare, bastardissimo che sei. Bastardissimo che sei. Ti sei aggrappato per nessuna ragione lì. Sei aggrappato come un pusillanime. Un bastardo. Mario, ti odio. Come ti permetti di fare una cosa del genere? Di rubarmi la gloria di prendere tutte queste lune. Di vincere easy una challenge del genere. Ok, fatto, è andata bene. Non so se era diversa, però è andata bene. Crystal Fish JR, ragazzi, abbonato con un Prime prima volta. Benvenuto, salve. Vi ricordo a tutte le persone nuove che se siete abbonate al canale avete accesso al gruppo Telegram per gli abbonati. Se volete entrare, chiedete a un moderatore. E vi darà. Faccio un colpo. E avrete, vi darà il link per entrare. Piu. Piu. C'è altro? Ho fatto tutto? Dovresti usare più i bump su Instant Ground Pound per fare subito un roll a massima velocità. Non so farlo. Non credo ci sia altro. Dietro la Odyssey? Ok. Parliamo dietro la Odyssey. Oh. Vediamo se c'è qualcosa. Thank you. Bisogna fare questa cosa. Se non la fai non... non ne vale la pena. Ah già che c'era questa, è vero, me l'avevo dimenticato. Me l'avevo dimenticata questa qua. L'avevamo vista all'inizio ma me l'avevo dimenticata. Ah, questa me la ricordo, era difficile. Ci sono un sacco di piattaforme meno del normale. Non ci dovrebbe essere molte più piattaforme qua. Non ci dovrebbe essere tipo una cosa gigantesca con un sacco di file e roba simile. Ok. Ce n'era anche una qua dietro, no? Sì, c'è anche una qua dietro. Ma non c'ho il cappello. Ho cercato di girare attorno ma niente. Non ci sono quelle sotto. Ah, è vero, c'erano delle piattaforme di sotto qua. C'erano delle piattaforme di sotto. All'inizio devi fare così, ma poi c'è una piattaforma di sotto. Va bene, non è un problema. In realtà è un problema, se poi devo tornare indietro, come cazzo faccio? Come cazzo faccio se poi devo tornare indietro? No, no, bastardi! E questo l'ho presa. E questo l'ho presa. Ora dobbiamo soltanto fare anche l'altra. Sotto la strada assediata 2.0. Eeeh, abbiamo un problemino urgente. Abbiamo un problemino urgente. E mo? Cazzo faccio? Devo rimbalzare su Bullet Bill. Ma cazzo mi faccio i balletti? Precisamente in mezzo, incredibile. Neanche a farlo apposta ci passo in mezzo, neanche a farlo apposta.
Girami la telecamera. Thank you. No, non aiuta comunque. Fuck. Come cacchio faccio? Non riesco a prendere uno. Devo fare un salto su tutti fino ad arrivare in fondo. Non ce la farò mai. Manco avessi il cappello. Oddio, bastardo. Ho perso tutto il momentum. Arrotino, grazie abbonamento con Prime per 4 mesi. Thank you. Devo andare su canone Bill. Lo so, però. Fuck. Però non ci riesco, li ho mancati. Bestemmia? Non ho bestemmiato. Ah, si è sentito. Ho capito cosa hai sentito. Non era una bestemmia, era oddio. Trattino. Staccato, anzi. Bastardo. Era separata come cosa. Non era la stessa cosa. Non era oh, staccato, dio, staccato. È quello. Era staccata come roba. Non riesco neanche più a fare il primo salto. Era separata. Non ho mai detto che la bestia in vita mia venne proprio separata. Non è anche fatta una cosa che mi viene da dire. Ok. Mi serve sui cannoni, ma non ci arrivo sui cannoni. Per arrivare ai cannoni prima devo saltare sopra i bullet bill. Cazzo. Guardate il sondaggio, cos'è il sondaggio? Sono bestemmiato almeno? Sì, è un ragazzo puro, no, è chiaramente quello. Votate. Di sicuro questo non mi aiuta a iniziare, eh? Non credo sia umanamente fattibile. No, di sicuro è fattibile, ma credo sia soltanto mostruosamente difficile. Come tutto il resto di questo cazzo di gioco. Mi avete levato le piattaforme, non posso più fare nulla. Invece di morire, però, facciamo così. Preserviamo le nostre monete. All'inizio sali sui cannoni così non rompono i muri. All'inizio non ci posso arrivare ai cannoni inizio, no? Cioè comunque non ci riesco qua. Anche se riesco a farlo una volta. Qua non posso saltare sugli altri. Sono troppo distanti. Girate le camere in modo da vedere solo una fila di cannoni. Magari non partono soltanto dal lato non visibile. Oddio, mi sembra difficile da fare. Posso provare, però. Non me la fa. Me la fa girare in altra direzione. E non ho senso di profondità dove sono. Salto pitufo, che cazzo ho fatto? Manco non l'avessi fatto. Girate le camere, grazie gioco. Mi ha mangiato il salto perché mi ha fatto saltare insieme al sasso. Grazie gioco. Sai che questa ci sono ottime chance che non la faremo come luna, eh? Siamo un po' troppo complessa per andare a farla, però. Però è una buona idea quella di fanno. Ha senso fare guardare soltanto una direzione, però. Ci arrivavo forse. Il fatto è che mi servirebbe il cappello per avere quel micro controllo aggiuntivo a mezz'aria per riuscire a cavarmela, ma non ce l'ho. Quindi l'unica cosa che posso fare è il dive in avanti, ma il dive in avanti ovviamente mi lancia un sacco in avanti. Speedrun! Ma rimbalzare sul grande bullet bill fino alla fine? Credo che se rimbalzi in testa una singola volta si spacca. Scomparso prima di poterlo toccare. Perché ha toccato il sasso. Perché col cappello cattureresti. Sì, lo so, però anche semplicemente quella chance di avere un mini spin a mezz'aria aiuterebbe un sacco.
Faccio così per girare la telecamera perché è l'unico modo per farlo in fretta. Dai! Quanto è precisa la loro hitbox per saltargli in testa! È precisissima! Quanto staremo qua? Io non vorrei stare qua tutto il giorno, però... Cioè, io non ho... Come ho già fatto in passato, io non ho problemi a skippare delle lune se sono... Un dito in culo. Non ho problemi a farlo. Usiamo solo la trottola. Non è quello a cui mi riferivo. Voglio lo spin a mezz'aria dopo che ho fatto un movimento normale, non dal pavimento. Quello lo so che posso fare lo spin a mezz'aria. Però non è una cosa buona a livello di platforming quella. Ok. Rimpiangi Yoshi? Non troppo, molto troppo onestamente. Però la luna, il lato scudo della luna palesemente è zero cappello, zero... Tutto con Yoshi. È quello lì il tema. Non mi ha saltato! Lancia le bombe, ci posso pensare adesso. Se lancio delle bombe sin dall'inizio fino alla bomba, alla chiave là in fondo, non devo neanche fare avanti niente perché riesco a prendere con la bomba la chiave e ho risolto. Come ho fatto a non pensarci prima? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Si era aggrappato dall'altra parte? Cosa ha fatto? Si era aggrappato... Oh! Io non riesco a prendere sti cazzo! Lorenzo Garrone, grazie al buon evento con Prime per la prima volta. Benvenuto! Salve! Come va? Tutto bene? A me non troppo. Da quando sono entrato in questa città Saberia, non troppo. Non va molto bene. Secondo me esiste di saltare sul ballet, sul bill fino alla luna. Quello grande, intendi? Quello grande, se gli salta in testa una volta, muore. So che è strano da pensare, ma basta che gli balzi in testa una volta e muore. Diamogli... Altri 9 tentativi. Poi per il momento lasciamo in pace questa luna qua perché mi sembra fin troppo precisa. Arriviamo a 6,60. Sui bullet bill. No, saltare sul bullet bill, gente, lo so, è che non riesco a prenderli. Cioè, lo vedete? Non riesco a prenderli, quello che sto cercando di fare. Credevate che mi stessi lanciando nel vuoto a me? Arriviamo a 6,66, va bene, mi avete convinto. Dobbiamo... Cioè, lo so che quello è l'obiettivo, ma non ci riesco. Li sto mancando, riesco neanche a farne uno. A 666 si quitta, va bene, si quitta. Ma io non... Mi sembra che ti passaggi attraverso. Sarà che fosse passato attraverso al fuoco. Però, boh... Mi sembra che la loro hitbox sia più piccola di quello che sono realmente il modello. Mi dà quest'idea al momento attuale. Pensavo di essere più avanti. Però ho fatto un salto sopra The Ballet Bill. Andata bene. The Ballet Bill li ho preso. Grandi progressi. Allora, mi sembra che se riesco a prendere un... Addio, me l'hai spaccato. Se riesco a prendere un bullet bill e tengo premuto avanti e non tocco niente, se sono allineato nel punto giusto riesco a continuare a farlo. Probabilmente se sono troppo avanti o troppo indietro probabilmente non funziona. Ma se sono allineato nel punto giusto... Mi ha traslato a destra. Se sono allineato nel punto giusto invece funziona. Secondo me. Mi sembra. Potrebbe non essere così, ma mi sembra che funzioni in questo modo. Prova a saltare sul primo cannone per poi saltare su un bullet bill per andare nel cannone successivo. Non ci arrivo però da un cannone così da fermo.
Non ci arrivo da lì con un singolo salto e arrivare fino a una cosa in fondo. Fai in modo che l'ultimo blocco non si rompa e da lì sali sullo spawn dei bullet. Come faccio? Sì, no, lo so. Cioè, concettualmente, certo, posso anche volare concettualmente. In pratica è difficile. Come sempre. Come faccio a fare in modo che non spacchino quei due? Per arrivare qua devono spaccarsi molto probabilmente. Non è che posso fare molto altro. Devi saltare su ballettini che partono dall'inizio, così lì è una sequenza. Ma prima devo arrivare in un punto tranquillo. E tra l'altro non so neanche se i bullet bill che arrivano dall'inizio arrivano fino in fondo. Non è detta come cosa. Devo pure arrivare a un punto safe però prima. Non posso aspettare di i bullet bill dell'inizio della mappa, perché sennò poi si mi spacca. Mi spacca una piattaforma sotto il culo. Tipo qua ero troppo indietro, non potevo arrivare abbastanza avanti. È tosta, eh. È tosta. E a quel punto non potevo neanche fare niente perché non c'ho altri controlli a mezz'aria. Non so se posso fare anche su di loro una cosa che sto facendo tipo adesso. Tipo saltare appena è partito il jump in modo da allinarmi in un modo preciso. Probabilmente c'è il modo, ma è tosta. Mi sa comunque che sarà non legit anche per sta mod. Non lo so. Merda, ero invece questa volta troppo indietro. L'ho detto che è molto preciso. L'ho detto che è molto preciso. Forse leggermente troppo preciso. Leggermente troppo preciso. Perché Mario? Perché Mario? Perché non hai fatto il dive come le altre 800 volte? Non lo so. Ma sono di cata sti bill. Quando perché mi è arrivato in faccia prima. Non è che è esploso perché l'ho toccato nel punto sbagliato. Perché ero andato io troppo in basso e mi ha colpito in faccia. Ci deve essere un workaround, è troppo difficile. Io vi ricordo il robot. Io vi ricordo il robot. Il fatto che sia troppo difficile non significa che non sia il metodo corretto. Hai provato salti lunghi in sequenza? Non posso fare salti lungo sopra il bullet bill però. Cioè posso fare sul primo ma non sul secondo. Il primo salto sul bullet bill, l'unica cosa che puoi fare è un salto base. Robot easy, basta dare il cuore. Hai preso il cuore reale? Sì, però di nuovo. Una domanda seria o no? Ormai non so neanche più se sono domande serie o meno. Immagino o no? Fuck! Usa il big boy. Vabbè, proviamo con il big boy. Io vi dico, si spacca. Si sghia ovviamente. Ok, ok. Va bene. Usiamo il Banzai Bill. Let's go. Usiamo il Banzai Bill. Let's go. Oh no, il Banzai Bill si spacca. Come avevo detto 10 tentativi fa. Non è che ti metti a sul cannone andate a usare le piattaforme di pietra ritorno? Non posso. Non riesco a saltare così distante. Già provate, non ci riesco. Troppo distante. Ok. Se riesci ad andare nel primo cannone dopo la chiave, potresti sfruttare il bullet bill che esce nel cannone successivo per rimbalzare mentre si trova in mezzo a due cannoni per arrivare in quello davanti. Comunque, hai provato a usare il cuore? Concettualmente sì, ma credo sia comunque mostruosamente complesso. Saltato, ma aveva già preso quello dietro e non potevo fare niente. Ultimi due tentativi e poi siamo a 666. E ci riteniamo soddisfatti con questa zona perché uff. Fanculo. No. Questo è quello che penso anche io, Mario. So che è molto complesso, ma potrebbe essere una soluzione. Ma è un po' come fare quello che sto facendo adesso, eh? Non arrivo neanche a quello step lì tecnicamente.
cazzo di nuovo? Non riesco a capire la prospettiva. Non sono in diagonale perfetto, così non c'ho nessun punto di riferimento. Vabbè, ci accontentiamo. Poi in futuro potremo casomai tornare. Al momento attuale è un po' tosto. Al momento attuale. Mi sembra panic complesso così. Allora, per il lato tetro ci servono altre 250 monete, lune. Ce ne dà un po' almeno Todet, però ce ne manca comunque un sacco in ogni caso. Muschippino, no, muschippino, non possiamo neanche fare il muschippino. Però non abbiamo ancora esplorato il regno della luna. Non abbiamo ancora esplorato il regno della luna, non abbiamo visto che lune ci sono qua dentro. E ci siamo stati poco qua dentro finora, quindi facciamolo, perché qua nel regno della luna c'era appunto il... Ah, non c'è un'animazione particolare per andare da una zona all'altra, ci sta. Qua nel regno della luna appunto non c'era la gravità diminuita. Quindi tutte le cose che richiedevano di saltare in alto e roba simile, ora dobbiamo farle di nostro. Potenzialmente. Solo che mi sembra parecchio complessa come cosa. Attiamo già quello. Quanto mi fa strano non avere la gravità strana. Mi fa strano non avere la gravità strana. E gente, avete visto che è un miracolo che non continua a ripetere strano ogni due secondi nei video di Dark Souls? È incredibile. Com'è possibile? Come sta succedendo sta cosa? Pasqui, grazie all'abbonamento con Prime per un anno e mezzo. Hai la piuma di Elettro. Au! Thank you. Grazie mille. Il Dead Counter è molto cursed. E l'abbiamo reso così... di nostra volontà. Perché sto trattando il mio movimento come se non avessi attivo il... Vabbè, ce l'ho il cappello, ora posso utilizzare il cappello. Perché non c'è nulla di strano in Dark Souls, è un fantasy classico. No, è un dark fantasy. Non è un fantasy classico, è un dark fantasy, non ci sbagliamo. Sono due cose diverse. Ok, ho capito dove si prende questo. Solo che è difficile raggiungerlo senza la gravità. Dark Souls è un CD simulator fantasy. Anche. Devi gestire il borgo dei non morti e riportarlo al suo antico splendore. Se gli rimbalzo in testa, vado più in alto. Leggermente, ma non basta comunque a livello di altezza. Il problema è che non c'ho neanche il cappello dopo. Posso salire in testa senza utilizzare il cappello? Altro respawn, vero? Di solito respawn ogni cosa nel gioco. Respawnerà anche lui, no? Respawn. Ci sono ancora le anime per prendere loro. Se ci sono, sì, però non l'ho vista per il momento. Rark Dubik, grazie al momento con Prime per 8 mesi. Fuck, la prospettiva ogni volta. Ogni volta è prospettiva. Non siamo più cursed, gente. Non siamo più cursed. Non siamo più cursed. Allora. Non mancata una? Non mancata una. Non mancata una. Non so come ne avevo mancata una, però. Questo è più difficile senza il long. La gravità è diminuita. Mi sembra sempre da dire aumentata, ma non siamo in Dragon Ball. In Dragon Ball c'è la gravità aumentata, solo una c'è la gravità diminuita. Come on. Oh. Quello è easy da fare. Mi basta fare un bel saltone, no? Calmo. Merda. Non era un bel saltone, ma comunque lo prendiamo. Volevo fare un triple jump. E mo sono morto. GG easy.
Andiamo a controllare se ci sono le rane dietro la chiesa. Perché in effetti è vero, ci sono le rane dietro la chiesa. Nascosta sulla parete del dirupo nascosta. Sono anche qua delle banane da raccogliere se ci interessano. Mi sa che è un po' confuso lui con la gravità. Mi sa che non ha ricevuto la memo che la gravità è normale. Che cazzo sei? Ah, sei un uccello. Sei un uccello in navicella spaziale. Ok. C'è. Vediamo se riesco a farlo dispawnare. Cioè a respawnare. Non dispawnare. Let's go. Let's go. Easy peasy. Quell'altro non funzionava, con questo invece sì. Sa perché quello dei rani di Bowser è così difficile rispetto a questo? Comunque non ci sono le rane. Non ci sono le rane. Tanto come faccio a prendere i pezzi di banana se non ci sono le rane? Adesso che ci penso. Come cazzo scalo la cattedrale senza le rane? Ma questa è merda. Come la scalo la cattedrale senza rane? Sono le colonne davanti. Le colonne? Intendi qua? Non so se arriviamo da qualche parte in cui possiamo fare qualcosa. Forse? Sì, sì, ok. È un buon primo step. Salve. Ma guarda, sono a posto. No, guarda. Apprezzo il sentimento, ma sono a posto. Mi fa piacere che hai pensato a me per questa cosa, ma non ce n'era davvero necessità. Faccio benissimo senza. Non ti preoccupare. Facciamo che questa non la prendiamo. No, più che altro posso prenderla, ma prima devo capire come muovermi su questa cattedrale qua senza la gravità diminuita. Perché adesso ho capito come si va sul tetto, ma prima non avevo neanche un'idea. Ero bloccato di sopra da solo. Ok, così non funziona. Ma forse possiamo fare così. Ok, sì, infatti. Dovremmo fare queste cose qua in fretta noi. Questa luna composta da 5 banane dovremmo imparare a farla un sacco in fretta e viene considerata praticamente quell'altra luna. Possiamo considerare come l'altra luna perché fare gli stessi passaggi ma soltanto più in fretta. Rana! Quindi c'è la rana. Quindi c'è la rana. Quindi c'è la rana. Ah. L'hanno spostata, infatti l'hanno spostata. Secondo me mi serve per arrivare in cima, in cima. Vieni qua. Oh, è vero che c'è l'easter egg con Mario e Peach qua accanto. Eh sì, bisogna arrivare così qua in cima, non credo ci sia altro modo. Sì, tra l'altro non c'è Peach, di solito dovrebbe essere qua in cima Peach quando la incontro in questo regno, è vero. Ok. 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 Buona idea. Era una buona idea. Era una buona idea, ha funzionato. Riesco comunque ad arrivare in cima. Per una volta quando dico ho un'idea, quell'idea ha effettivamente funzionato. Capita talmente poco che non ci sono abituato a sta cosa. Da quando in qua la mia idea funziona? What the
Più in alto non ci arrivo quella così. Ok. Allora, devo andare di là. Infinite Names, grazie all'abbonamento con Prime per 13 mesi. Thank you. La soddisfazione. Lo dire comunque sparare una zona del genere in questo modo è divertente. Perché devi pensare molto bene comunque cosa stai facendo. Ora qua, come cazzo faccio a uscirne? Ma lo devo fare senza cappello? No. No, aspetta, devo farlo senza cappello. Come cazzo faccio? Ho appena realizzato che devo farlo senza cappello. Come faccio senza cappello? Ho appena realizzato. Posso prendere... Posso prendere un cuore reale? Cosa posso fare lì se no? Heaven Gas, grazie abbonamento con Prime per 28 mesi. Grazie fuori contesto, ma adesso ci puoi dire chi c'è dietro al telefono e la storia che hai fatto su Instagram il 14 febbraio? What the fuck? Eh? What? Dov'è la luna? La luna sarà in cima. Oh, oh, non muore, non muore. Non muore. Ok. Io per il momento prenderei la rana e me la porterei da un'altra parte. Non è andata come volevo io. Io mi prenderei la rana e me la andrei da un'altra parte. Su questa cosa lava poi ci pensiamo. Al momento non importa. Va benissimo così. Salve, rana. Come va? Mi aiuterai a fare cose belle, te. Cose bellissime. Cose incredibili. Cose pazzesche. Cose... Ma ci arrivo fino a là? Sì, sì, sì. Sì? Ci dovrei arrivare fino a là. All'incirca. Sì, infatti l'unico modo sarebbe con il damage boost, penso anch'io, però mi servirebbe comunque un cuore reale. Cosa che posso comprare allo shop là in fondo, però... Minchia. No, perché? Non la perdere, non la perdere, non la perdere. Forse l'ho cliccata, ma non ho idea. Adesso devo fare questo salto. Ok. Ci si riesce. Là sotto c'è qualcosa? Là sotto c'è qualcosa? Attenzione. Attenzione, là sotto c'è qualcosa. Senti come è bagnata questa rana che fa plop, 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 con le piedi. Forse meglio se facevo senza lanciarmi con una rana. Sai, riesco a tenere un minimo di boost se utilizzo la rana. Se non utilizzo la rana, però c'ho anche un salto col cappello, quindi quello è un po' migliore. Leggermente. Cosa c'è là sotto? Non vedevo niente, tra l'altro, però boh. Sei già stato al lato oscuro? Yes, abbiamo fatto lato oscuro nella prime 2 ore di live. E siamo venuti qua un pochino a vedere comunque in cosa consiste questa zona. Cos'è quella piattaforma? Non lo so. Quello che mi domando anche io. Non c'è un cazzo. Fuck. Altra miniatura? Maybe?
Residuo della creazione della mood? Forse l'hanno messo, se non sono dimenticati, potrebbe essere. Ci sta, può succedere come cosa, però... Ma hai provato a respingere le bombe? Guarda, ti dico, oggi l'abbiamo fatto. Oggi l'abbiamo anche fatto. Ci siamo riusciti oggi a respingere le bombe. Abbiamo fatto con Harriet, ma... abbiamo comunque respinto le bombe. Una piattaforma per non far capire un cazzo ai giocatori. Così un giocatore la trova e dice: ah, ho trovato il segreto, e invece non c'è niente. E rimani solo confuso. Rimani solo confucio. Merda, lo devo fare senza cappello. Piace che... mi realizzo di questa cosa quando è troppo tardi. Mi rendo conto, ah già, non ho il cappello, non sono in mezzo al vuoto. Sotto... e sotto di me ho il vuoto cosmico. Non è il massimo, però. Come faccio senza? Questa è una pessima partenza, ma... cioè, non ci arrivo. Se faccio un salto con la culata? Se faccio un salto con la culata? Questo non è un buon inizio. Spero di riuscire a schivarlo al limite. No, ok, c'è un problema qua. Posso fare un triple jump. Con un triple jump e del movimento ce la faccio. Tecnicamente. Devo però riuscire a evitare il rullo roteante. Tenere il ritmo giusto, essere veloce e fare un triple jump. Fai la colata e poi il dive. Ho già provato, non ci arrivo. Niente. Questo è l'unico modo. Devo fare forse un triple jump. E devo non essere bloccato da qualcosa. È tosta questa qua. Non perché sempre quello. Oh, è fatta apposta. È l'ostacolo della zona. Atterrare in cima. Mario di merda. Sei stato atterrare in cima. Ci voleva troppo. Avevi fatto la parte difficile. Avevi fatto la parte difficile. Va troppo in là, lo so. So benissimo che va troppo in là. Aspetto che sia più vicino, così posso evitarlo. Perfetto. Andate esattamente come volevo. Andate precisamente come volevo io. Il mio triple jump. Pezzo di un Mario. Sei proprio un pezzo di Mario. Yippee. Woohoo. Quando usi dive, se con una piccolina punta indietro lo stick, così non lo fai troppo lungo. No, lo so, gioco, non ti preoccupare. Lo faccio. Solo che non... è andato comunque troppo distante. Fuck! Ah, oh, questa volta ha tenuto tutto il momentum, non si è rallentato per niente. Non ne ha perso nulla del momentum stavolta e... sono andato nel vuoto. Buonasera, in cosa consiste questa run? È una mod di Mario Odyssey che rende il gioco incredibilmente complesso. Siamo alla fine però ormai. Stiamo semplicemente recuperando cose in giro per la mappa. Però riusciamo a mancarlo al limite. E invece no. E invece no. Ok. Io ci provavo. Se non ci fosse sto coso! Se non ci fosse sto coso! Leggermente fuori. Fuck.
leggermente fuori. Fuck. Era leggermente fuori, ma il salto era giusto. Il salto era giusto. Ok, mi gira la telecamera da solo. Almeno questo me lo fa. No! Culo cane! Ok. Il mio triple jump è un tre salti! Li ho contati! So contare fino a tre! Uno, due, tre! Te lo giuro, so contare fino a tre! Però non l'ha comunque fatto il salto. Devo farti una domanda importante. Ok, riguarda cosa? Questa volta ci ho mangiato tutto il momento, non so perché. Stavolta l'ho mangiato tutto, si è rallentato tantissimo prima di ritornare a correre. Oh! Lancia cappella prima di che la roccia se ne va. Non ci vuoi aspettare così a lungo, si può fare anche senza. Preso. Cosa vuol dire 95? È un numero divertente. Fa ridere. Non ti fa ridere 95? Mi fa un sacco ridere. Non ce la faccio scalzare questa cosa. Salto pure, però. Sono ancora in animazione di roll e non mi salta. Yoshi, ti ignoro. Non me ne frega nulla di te. Non me ne frega niente. Voglio vedere se c'è una sott'area da fare qua dentro. Una sub-area. Ok, così non guadagno altezza, buono. Posso fare così. No, non aiuta. Mi sa che è al limite per non aiutarmi. Yoshi. Ah. Sono talmente atto contro Yoshi che non la volevo neanche utilizzare. Ma in effetti Yoshi ha senso qua. Con la gravità della luna ci si fa easy. Cosa è successo? Con Yoshi ha più senso qua. Mi torna, sì, mi torna, sì. Vai sopra. Yoshi, non mi morire ora. Nel momento. Yoshi va che non mi serve adesso. Oh, che cazzo devo dire? Non pensavo che Yoshi... Yoshi sei una merda. Come ti sei aggrappata a quella parete? Con quale logica? Avevi anche attaccato la lingua alla parete di destra, cioè di sinistra. Ah. Yippee! Vediamo, facciamo una... questa... area qua. Ok. Credo che siamo più veloci. Stavolta non posso incolpare il fatto che mi manca il cappello. Stavolta non posso. Perché stavolta il cappello ce l'avevo. Ma posso incolpare la chat. Chat, come, perché non mi avete avvisato che adesso il cappello ce l'ho di nuovo? Se non me lo dite, come... oh merda. Come cazzo faccio a fare una sfida del genere? Su, via. Sono informazioni importanti, me le dovete passare. Mi ha spaccato il cappello. Sono capito. Thank you.
Essi assomiglia all'originale. Un errore, ciao. Non ho capito. Essi assomiglia all'originale. Chi? Perché l'ho fatto? Questo è tostino, eh? Lo finiremo prima di 700 morti? Non lo so. Si vedrà. Capito, no! E il mio cazzo di cappello! Mi sa che so dove è la seconda luna. Mi sa che l'ho vista anche io la seconda luna. Mi sa che l'ho vista anche io la seconda luna. Mi sa che l'ho vista anche io la seconda luna. Sono buone le chance. Non vedo un cazzo. Leva il tuo testone di merda. Megamind. Lui è palesemente la via di mezzo tra Squidward di SpongeBob e Megamind di Megamind. Non ho dubbi a riguardo. Onestamente pensavo di essere più in alto. Non ero così in alto. Whippy! Forse ci arrivo anche da là in basso. Sto perdendo tempo a salire in testa. Why? Non è andata molto bene questa. Questa in particolare non è andata bene. Non è andata bene. Non mi prendere. Mi servono i miei punti vita. Mi servono a flexare la mia arcanza. Non ad altro. Solo a quello. Perché tanto muoio comunque in un colpo solo. Io comunque ti sconfiggo volentieri. Non posso fare nulla. Non posso fare nulla. Si è aggrappata al cazzo di Si è aggrappata al cazzo di Bodo come un coglione, quel Mario di merda. E quando ti aggrappi al cazzo di Bodo non puoi più fare un cazzo. Perché sei un Mario di merda e sei un coglione che ti aggrappi al bordo come un cazzo di merda. Cosa? Cosa? Chi sto insultando? Non capisco più. Chi sto insultando? Non ho più idea. Sto insultando il cazzo o sto insultando Mario? Cosa sto insultando? Non lo so neanche più io. Madonna. Oh, muore per sempre? Facciami le palle. Let's go. Let's go. Let's go. Quanto fluido. Quanto fluido. Incredibile. Fluido! Com'è andata bene! Com'è andata bene! Quanto fluido! Puttana, ragazzi, è difficile. È più difficile sta cosa, in realtà è incredibile. Mi è andata super di culo perché in realtà è super complessa come cosa. Non ho voglia di fare le 2D, ragazzi, sono a posto. Facciamo così, gente. Facciamo così, gente. Ho un'idea.
per oggi è tutto. Questa è la mia grande idea. Perché? Perché è tardi, voglio lavorare a della roba. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E basta. Cazzo, sono contento che almeno siamo riusciti a fare abbastanza bene il lato scuro della luna. Adesso mi informo, adesso mi vado proprio a informare. Di solito andavo molto più blind, ma stavolta voglio informare. Devo controllare se il lato tetro è modificato. Possiamo puntare a fare anche il lato tetro. Se non è modificato, possiamo giocare soltanto per divertirci. Quello possiamo comunque farlo. Però voglio sapere se c'è il lato tetro modificato o meno. Se c'è, sarà la morte. Perché già il lato tetro nel gioco base era difficilissimo. Se è ancora più complesso, figo. Se no, non importa, si potrà comunque fare altro. Perché, come abbiamo visto, ci sono comunque robe che possiamo provare a fare. Detto ciò, a chi facciamo raid per concludere? Io so chi facciamo raid per concludere. C'è Federic in live. Oggi sono tornate le bustine community. Federic tipo lo stream una volta ogni 50 anni. Facciamo raid a Federic. A Federico 95 ita. Let's go, gen. Allora, buonanotte a tutti. Domani non so cosa faremo in live. Perché non lo so ancora. Sto lavorando al prossimo video di Mario Odyssey Kaizo per il canale, quindi il prossimo video non sarà Dark Souls e roba del genere. Per il resto, buonanotte a tutti. Thank you. Da domani torno alle bustine con le bacche. Quindi se avete le bacche, spammate appena si inizia la live. Ciao a tutti. Ciao. Addio. Addio, mon Dieu, je suis.